La conferma ufficiale dal Ministero delle Infrastrutture ancora non c'è, ma una serie di indizi fanno supporre che il progetto dell'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria sia ormai fuori dal PNRR, troppo stringente alla scadenza del 31 dicembre 2026, con una serie di interventi traslocheranno su altre fonti di finanziamento non sottoposte a vincoli temporali. Il ministro Matteo Salvini, al termine dell'ultimo confronto con il suo collega di governo Raffaele Fitto, si è limitato a spiegare che c'è la determinazione a realizzare le opere sul tappeto utilizzando tutte le voci di spesa possibili. Ciò significa, con ogni probabilità, che il nuovo tracciato ferroviario tra Campania e Calabria potrà essere realizzato con i fondi di sviluppo e coesione che hanno un vincolo di destinazione al sud pari all'80% contro il 40% del PNRR del totale. In ogni caso, sul futuro di una delle infrastrutture più attese si addensano nubi. Il puzzle è complicato, così come la rimodulazione del piano di ripresa e resilienza. Si spiega così il perdurante silenzio del Dicastero di Porta Pia sull'argomento specifico. L'impasse sta generando l'apprensione tra le forze sociali e politiche calabresi e il timore di una nuova grande incompiuta è sempre più diffuso. Per il segretario generale della GUIL calabrese Santo Biondo, se la notizia dello spostamento del finanziamento delle opere previste per la realizzazione dell'alta velocità ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria dal PNRR ai fondi di coesione o ad altre forme di sostegno nazionale fosse confermata, saremmo davanti all'ennesimo paradosso in salsa italiana. Da tempo, infatti, sosteniamo che sulla realizzazione di quella che è una delle infrastrutture più importanti per lo sviluppo della Calabria si stavano addensando nubi fosche. Biondo chiede al presidente della giunta regionale Roberto Chiuto, il cui silenzio appare paradossale, di chiarire quanto sta accadendo per il bene della Calabria, che non può perdere un'altra occasione di sviluppo. Avevamo prospettato, aggiunge Biondo, il rischio che questa opera non venisse sostenuta dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l'abbiamo fatto in splendida solitudine, mentre c'era chi giocava a carte coperte e non ha favorito la realizzazione dell'opera in tempi celeri. Ma c'è di più, adesso si apre una partita importante, quella della ricollocazione dell'ingente dote finanziaria che era stata destinata all'alta velocità fra Campania e Calabria. Da parte nostra siamo convinti che per evitare l'ennesimo scippo ai danni delle calabrese e dei calabresi vada mantenuta la territorialità dell'investimento finanziario prospettato. Oggi, ribadendo la nostra posizione, conclude Biondo, vorremmo capire come si organizza il nuovo ragionamento sulla realizzazione dell'infrastruttura, come e in che tempi si interverrà per l'ammodernamento della Galleria Santo Marco, quale sarà il quadro finanziario, quali saranno i termini pluriennali dell'investimento e soprattutto se lo stesso garantirà il completamento dell'opera da Battipaglia a Reggio Calabria. I deputati del Partito Democratico Paola De Micheli e Anthony Barbagallo e Marco Simiani chiedono invece a Salvini di chiarire che fine abbiano fatto sui siti istituzionali il progetto originario del RFI e il lotto Praia a Mare Tarsia già nei mesi scorsi, finito sotto i riflettori per alcune polemiche relative alla complessità del tracciato. I parlamentari chiedono le ragioni per le quali sui siti istituzionali non sia più rintracciabile il progetto originario del RFI, così come il lotto 2 Praia Tarsia, non siano state prese iniziative volte a velocizzare l'iter già avviato per un'opera strettamente connessa al ponte sullo Stretto, la cui realizzazione è stata più volte caldeggiata dallo stesso ministro e non sia stato informato il Parlamento sul percorso dell'opera e su eventuali criticità emerse.